Buonasera, ci troviamo qui questa sera nella biblioteca del comune di Grottaferrata per questa iniziativa portata avanti dal Movimento dei Focolari insieme all'Associazione dei Nuovi Castelli Romani, unitamente alla casa editrice Città Nuova e all'Associazione della Città della Fraternità. L'Associazione dei Nuovi Castelli Romani questa sera presenta un libro a più mani, vari autori, sociologi, teologi, giuristi, scienziati, che riflettono su un testo piuttosto breve, sono due pagine, ma veramente profetico e luminoso, scritto nell'ottobre del 1949 da Chiara Lubich. Allora, da qui due cose molto semplici: la presenza nel territorio di Frascati, di Rocca di Papa, dei castelli del Movimento dei Focolari. Siamo a 10 anni dalla morte di Chiara Lubich, di cui è in corso il processo di canonizzazione, è molto forte ed è una presenza molto cara all'Associazione dei Nuovi Castelli Romani, che ha, pur non essendo confessionale, un retroterra cattolico. E poi, ma questo lo si vedrà durante i lavori, in questo testo Chiara veramente è un testo lirico, poetico, visionario nel senso migliore della parola, è una contemplazione intorno all'amore che porta il Padre di Gesù Cristo attraverso l'incarnazione, attraverso Gesù abbandonato sulla croce nella città dell'uomo. Una città che potrebbe sembrare sporca, e lo è, e alle volte potrebbe sembrare perfetta, ma invece è ipocrita, e quindi questa rivoluzione del germe cristiano, che è assolutamente un messaggio, se così possiamo dire, rivoluzionario e non moderato. Questo testo molto, molto breve, poco conosciuto, incisivo, ripeto, del 49, aveva 29 anni, di Chiara Lubich, che dal Trentino viene a Roma. È un libro che si rivolge a una realtà in cui tutti facciamo esperienza, che è la realtà della città, la realtà urbana, che spesso pone un tema problematico all'identità, perché il paradosso è che nella città è il luogo di ritrovo delle differenze, però nelle metropoli queste differenze trovano una difficoltà a comporsi. Ecco, questo libro individua una strada per vivere la realtà urbana nella sua dimensione delle differenze, che però riconosciute possono costruire un'unità. Ecco, e questo è il tema che attraversa un testo per certi aspetti mistico, no? Di Chiara Lubich, che ha scritto nel 49, che oggi è di grande attualità per quello che noi viviamo nel nostro tempo. E quindi auguro quindi una buona lettura a chi magari può trovarlo tra le mani e sicuramente potrà trovare indicazioni sul vivere oggi la realtà urbana. Il libro che presentiamo questa sera nasce da diciamo, la collaborazione di 28 coautori di diverse discipline che dialogano fra loro partendo da un testo di Chiara Lubich, un testo scritto nel 1949, frutto di un'esperienza particolare, di intensa luce, ma anche di impatto forte con la realtà di una città come Roma, appena uscita dal conflitto mondiale, che presentava, diciamo, aspetti critici, come potrebbe essere anche una città oggi, qualsiasi città in cui noi viviamo. Chiara propone una visione, diciamo, che potrebbe suggerire percorsi verso la fraternità anche per l'oggi, e noi abbiamo provato a declinarli secondo le varie discipline, e ne è risultato un libro che è solo un primo passo verso suggestioni, appunto, dei vari autori verso un percorso di fraternità. L'associazione è nata, anche se adesso è diffusa in tutta l'Italia, è nata nei Castelli Romani a Rocca di Papa. Ovviamente, parlando di città, noi essendo un'associazione di città abbiamo pensato di essere presenti con il patrocinio, perché sentiamo che il binomio città e fraternità è ancora molto da scoprire, perché purtroppo la fraternità, per quanto è un bel principio, è un principio abbastanza sconosciuto.
per essere, così, per citare i tre principi della rivoluzione francese, l'uguaglianza e la libertà senza la fraternità non esistono. Purtroppo la fraternità è stata messa di lato, mentre dovrebbe essere messo a ponte tra le due, perché le due, la libertà e l'uguaglianza, diventano troppo forti senza una mediazione della fraternità. E questo è una cosa importante, soprattutto nelle città la gente vuole essere libera e uguale, ma non essendo fraterna, poi vediamo cosa succede nelle città. Questo, quindi, speriamo che da questa presentazione di questo libro molto denso si possa riunire tutti e tre i principi in modo più completo e di speranza. Noi abbiamo costruito anche con Paolo De Maina, con il gruppo Fraternità e insieme anche all'associazione Nuovi Castelli Romani, questo momento che vuole essere proprio l'inizio per lavorare, per unire anche queste tante associazioni che lavorano sul territorio, per fare anche sinergia e riuscire anche a costruire qualcosa che possa anche dare una vista diversa sulla città. Questo è proprio il nostro obiettivo come Movimento dei Focolari, ma anche con le associazioni con cui stiamo lavorando insieme, quindi Nuovi Castelli Romani piuttosto che il Gallo, insomma, qui vogliamo iniziare da oggi solo per costruire insieme, insomma. Penso che questo pomeriggio sia stato un pomeriggio che ha segnato qualcosa nella mia esperienza, ma anche negli amici che sono qui, anche perché questo testo di Chiara di cui abbiamo parlato, la risurrezione di Roma, è qualcosa che va al di là del momento storico in cui è nato. Chiara Lubick in tutta la sua vita ha sempre portato questo desiderio forte di far risorgere le nostre città, di ridare anima, vita, coraggio, soprattutto attraverso l'amore. Ecco, personalmente io ho sentito di dover testimoniare che nella mia vita, se non ci fosse stato questo incontro, ecco, io forse oggi non sarei neanche qui a parlarvi e a donarvi questo che ho vissuto. E penso che questo dell'amore con ogni uomo, al di là della fede, al di là delle proprie credenze, al di là delle proprie condizioni culturali, sia proprio la strada che lei ci ha tracciato. Perché questo testo secondo me ha un valore molto ampio.